Siete sempre su GR Parlamento in compagnia di Tiziana Di Simone. Spazio Europa di questa settimana si sta occupando ovviamente della sessione plenaria che si è tenuta a Strasburgo. Avete ascoltato molta attualità che è passata per l'aula di Strasburgo, e allora anche lo scandalo Datagate, evidentemente. Quali sono le conseguenze delle rivelazioni di questo scandalo americano sui cittadini europei e soprattutto sulle relazioni Stati Uniti e Unione Europea? Adesso diamo il benvenuto ad altri due eurodeputati: Salvatore Iacolino, Grande Sud PPE, nella Commissione Libertà Pubbliche. Ben trovato, onorevole Iacolino. E Nicolò Rinaldi dell'IDV e dei Liberal Democratici. Ben trovato, onorevole Rinaldi. Buongiorno a voi. E allora io partirei dall'onorevole Iacolino, perché proprio in Commissione Libe, come si chiama in gergo, insomma, Libertà Pubbliche, avete istituito un gruppo di inchiesta sul Datagate. È così, onorevole Iacolino? Sì, proprio così. È stato costituito un gruppo di lavoro che avrà compiti di indagine, di verifica, di accertamento, per comprendere meglio la dimensione di un fenomeno che sembra particolarmente grave, una intrusione a gamba tesa delle autorità statunitensi sulla privacy dei cittadini, ma anche su una serie di questioni delegate relative ad ambasciate, agli stati membri. Abbiamo discusso lungamente nei giorni scorsi, ieri abbiamo approvato una risoluzione, adesso chiediamo la collaborazione delle autorità statunitensi per ripristinare quel clima di fiducia che non può essere interrotto, tant'è che abbiamo previsto nella risoluzione che possano continuare i negoziati relativi allo scambio commerciale, all'accordo commerciale Unione Europea-Stati Uniti d'America, perché riteniamo sia essenziale continuare in questa direzione. Tuttavia pretendiamo chiarezza e limpidezza di comportamento da parte degli Stati Uniti d'America. Nicolò Rinaldi, è un problema di diritto alla privacy? Questo programma Prism ha guardato un po' troppo oltre la privacy di tutti, anche dei cittadini europei? Del resto questo è un problema di vecchia data, c'è una sorta di differenza culturale, anche proprio di pratica istituzionale, tra gli europei e gli americani. Su questo siamo molto diversi. Per l'America la protezione della privacy, il trattamento riservato dei dati individuali non costituisce quell'ara sacra in cui non si deve entrare se non per gravissime ragioni, per fondati sospetti, come lo è per noi. In America c'è proprio una percezione molto diversa di questo problema. I dati delle persone, se devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza dello Stato, che può essere naturalmente interpretata con molto 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 larghe, vanno utilizzati. Per noi è molto diverso. Che qua è molto difficile mettersi d'accordo con gli americani, perché partiamo proprio da dei presupposti che sono fondamentalmente diversi rispetto al concetto di privacy e al rapporto tra Stato da una parte e cittadino dall'altra. Io faccio parte della Commissione del Commercio Internazionale al Parlamento Europeo. Quindi, e sul problema appunto del libero scambio, onorevole Rinaldi. Per pura coincidenza, nessuno aveva voluto, voglio dire, questa combinazione, l'avvio del negoziato è capitato con lo scoppio di questo scandalo. In realtà l'Europa, non soltanto nei confronti di questa vicenda con gli Stati Uniti, ma anche su altri aspetti, non ha grandi armi a sua disposizione, non abbiamo una forza diplomatica unitaria molto autorevole, non abbiamo naturalmente nessuna intenzione di utilizzare le maniere cattive, le armi o altro nei confronti degli Stati Uniti. Ci ritroviamo ora questo arnese della trattativa dell'accordo di libero scambio con l'America come forma di pressione, come forma di ritorsione nei confronti dell'America. In realtà è un'arma spuntata, perché dall'altra parte dell'Atlantico, negli Stati Uniti, sono molti a non volere questo accordo di libero scambio, ci sono delle spinte protezionistiche in America molto forti, e quindi possono anche dirci: non volete fare l'accordo di libero scambio, non lo fate. Non necessariamente, voglio dire, sarebbe un'arma, e quindi credo che la formula che è stata trovata ieri dalla plenaria, che illustrava il collega Iacolino, sia corretta.
cercare di utilizzare tutte le armi diplomatiche in nostro possesso, anche l'accordo, ma non necessariamente sospendere il negoziato, che tanto procederà con molta cautela e con molta lentezza, anche a prescindere dalla vicenda. Sì, appunto, se quella, come diceva lei, del libero scambio sarà comunque un accordo lunghissimo, anche questo della raccolta di questo gruppo di inchiesta sul Datagate sarà un lungo lavoro, onorevole Iacolino? Sì, sarà certamente un lavoro che probabilmente vedrà la luce con dei risultati concreti soltanto a fine legislatura o comunque certamente non in tempi ragionevolmente brevi. Peraltro le nostre attività verranno supportate anche dalla Commissione Affari Esteri, benché la titolarità rimanga la nostra. La questione è comprendere realmente che tipo di collaborazione proficua vorranno fornire le autorità statunitensi. Già mercoledì prossimo noi abbiamo il nostro primo incontro a Bruxelles, nella mattinata di Bruxelles, e lì cominceremo ad acquisire le indispensabili notizie per poter affrontare le autorità statunitensi. Noi abbiamo comunque degli strumenti di pressione che riguardano aree diverse da quelle riferite agli scambi commerciali. Abbiamo un negoziato relativo all'accordo cosiddetto ombrello sulla protezione dei dati ed è lì che possiamo intervenire per avere condizioni di reciprocità ed elevati standard di sicurezza. Certamente non è semplice negoziare con gli Stati Uniti d'America, ma siamo certi che alla fine prevarrà il buon senso. Ce l'ha un peso, onorevole Iacolino, ce l'ha un peso il Parlamento europeo in una trattativa del genere? Ma io ritengo che sì, se lei ricorderà sull'accordo SWIFT del 2011, noi rifiutammo l'accordo fra la Commissione e le autorità statunitensi sulle cosiddette transazioni finanziarie e la possibilità di far circolare informazioni con il concorso responsabile delle banche finalizzate al contrasto nei confronti del terrorismo e del crimine organizzato. In quella circostanza rifiutammo l'accordo, dopodiché ci venne ripresentato, dopo un negoziato molto lungo e complesso, un nuovo accordo che garantiva i cittadini europei, garantiva le autorità degli Stati membri e la stessa Unione Europea. Quindi quando vuole gli Stati Uniti d'America, quando vogliono, sanno essere ragionevoli e disponibili al dialogo concreto. Onorevole Rinaldi, allora posso citare anche l'accordo ACTA, che era l'accordo multilaterale contro la contraffazione, che in realtà in questo bel titolo nascondeva anche tutta una serie di misure abbastanza penalizzanti nei confronti degli utilizzatori di internet e dei service provider, ma che il Parlamento fortemente voluto come accordo dagli Stati Uniti e che il Parlamento europeo non ha ratificato e quindi ha fatto saltare. Quindi devo dire che il Parlamento proprio nelle relazioni transatlantiche ha avuto un ruolo di guastafeste vero che va molto al di là delle enunciazioni. Bene, vedi, effettivamente due accordi SWIFT e ACTA che avete fatto bene a ricordare. Io